Ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus, siamo sempre qui su Biomutant. Eh sì, avete notato anche voi questa cosa che in pratica il doppiatore non è male, anzi anche piacevole, però questo fatto della lingua, traduzione, narrazione è un po' lenta, però il sistema di combattimento non è male. Abbiamo potenziato un pochettino il personaggio perché in live ho fatto delle missioni secondarie. Andiamo avanti. Penso che possiamo fare un viaggio rapido? No. Sì. Ok. Ecco lo scalo Ciuff. Che nome? No, di qua non si passa. E dove andiamo? Faccio il giro da dietro forse. Però da là si può. Da là, no, dall'altro no. Oh, facciamo il giro da dietro, penso. Per forza, no? Se no non riesco a fare niente, secondo me. Penso di sì. Vabbè. Il raccogli messaggi era usato soprattutto da coloro che lavoravano allo scalo Ciuff nei giorni andati. Al giorno d'oggi è pressoché incomprensibile. Non c'è un granché da dire sul raccogli messaggi. Vabbè. Gizmo è rintanato nel sottoscalo a lavorare al suo Mecton. Da qui partivano i Ciuff Ciuff della Toxanol Corporation, enormi macchine su rotaie, le cui ciminiere insozzavano l'aria. Ti portano dove vuoi, se c'è una stazione ovviamente, e poi da lì si continua a piedi. Occhio aperto, sei sulla pista giusta. Occhio aperto. Ah, una missione secondaria. Vabbè. Queste qui ce le possiamo sempre fare poi, magari in live. Dove devo andare? Ah, ok, di qua. Però vi dico la verità, io sto raccogliendo una marea di roba, però abbiamo difficoltà a realizzare. Gizmo, ma dove cavolo stai? Ma c'è una bomba questa in mano. Le tribù sono sempre a caccia di rottami, che non mancano mai nello scalo. Avrebbero dovuto concentrarsi sul recupero, invece di giocherellare con i razzi. Bomba pazzoide lì che cerca di speronsfondare la Che c'è un porta. albero in È la mano? tua occasione. Un ciclo però perché colpisce l'altra parte. Attenzione, eh. No, non sempre ciclo, no. Perché si è offeso. Non riesco a fare la mossa. Mossa pa. Ok. Ma sto boomerang a me. Però fa danno però, eh. Pugni d'acciaio. Ok. Ok, meno male che questo. Che è quel coso? Ma glielo. Sforacchiali Ah, tutti. buono, a saperlo, lo facciamo prima. Però manco sono morti. È morto solo uno. Pugni d'acciaio. Ti serve più energia chi per farlo? Occhio a questo, occhio a questo, Pugni d'acciaio. Ciao ciao. Occhio. Vabbè, dai, meno male che almeno. Pugni d'acciaio. Vabbè, questo è lento, dai, lo proviamo alla grande. Mi passo in mezzo alle gambe. Ok, vediamo tutto quello che ci serve. Questo non c'è niente. Il cielo si sta facendo più grigio. Sempre più luminoso. Ma che esplodiva questa, no? Mi sa di no. Allora. Ah, di qua. Gizmo, ma sta in trappola praticamente. La leva manco.
Ancora messa bene. Che cavolo è questo? Ah, io pensavo. Porca di quella miseria, pensavo che fosse un amico. Adesso stava sabotando. Bastardo. Vedi che poi alla fine da soli siete scarsi. Non sempre. Sì, puoi farci tutto quello che vuoi. L'unico limite è il cielo. Ora riporta la bestia a terra. Wow, l'hai davvero cavalcato fino alla fine, in un tripudio di fiamme. Ma non ho capito, Gizmo. Ah, grande. Oh, lo senti questo odore? Biorischio nelle vicinanze. Ne becchiamo pochi, eh. Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Ma lo dice sempre sta cosa, ma che? Madonna mia. No, non ce l'ho abbastanza, secondo me, no. Scendo, dai. Incredibile. Alcuni di questi su e giù funzionano ancora. Suppongo che costruissero macchine migliori in passato. Boh, lo scalo ciuff. Andiamo da Gizmo? No. Il combustibile nucleare esausto che la Toxanol scaricò nella spuma ebbe un effetto deleterio sugli habitat marini, mentre le discariche strabordanti contaminarono le falde acquifere. Questa combinazione di effetti accelerò catastroficamente la devastazione del loro mondo. Ah, eccolo qua. Caro Gizmo, finalmente veniamo al punto. O parlerà per 3 ore questo. Il mio mondo è un po' arrugginito, ma ho l'impressione che pensi che l'esplosione allo scalo sia stata opera tua. Oh, dice di conoscerti. Un tempo lo chiamavi Gizmo. È stato lui a insegnarti cosa vuol dire ungersi le zampe e ricondizionare un oggetto. Gizmo ricorda che eri adorabile già allora e sente che il tempo non ti ha raffreddato il cuore. Gizmo sostiene però che ognuno viva i propri ricordi in modo differente. Le storie non cambiano, ma le verità che rivelano sono sempre personali. Non è vero, non me lo ricordo. Spera che ti ricordi di quella volta che ti ha insegnato a ricondizionare e si augura che ti sia tornato utile nel corso degli anni. Educazione. Gizmo dice che anche lui conserva dei re-ricordi del mondo che fu. Ma a differenza tua, non si sofferma sul passato, perché è già scomparso. Sa che gli eventi hanno reso Lupa Lupin una parte importante del tuo passato, del tuo presente e presto del tuo futuro. Crede ancora che ci sia del buono in ognuno di noi. Hai ancora qualche speranza per il futuro? Dice che dovresti sapere che quello che deve succedere, succederà. Allo stesso tempo, non puoi lasciare che il passato ti consumi. Mi sa che voglio vendetta. Gizmo capisce quello che provi, ma consiglia di tenere le emozioni sotto controllo. Hai visto di persona che fine faresti altrimenti. Sì, così ti voglio. Quando hai ragione, hai ragione. Ok. Ecco come far brillare la luce contro l'oscurità. Veramente? Non dubitare dell'oscurità. Oh. Hai fatto la scelta giusta? Che grande soddisfazione! Non puoi lasciarti convincere così facilmente. Vorrebbe sapere se hai mai dubitato delle scelte fatte sul percorso che ti ha portato a questo punto. Avresti trovato più felicità andando in una direzione differente? Che domande. Suppone che sia l'unica cosa che tutti noi possiamo fare.
Non riesce a credere che il mondo sopravvivrà. Sembrava impossibile fino a poco fa. Comprende il motivo per cui intendi porre fine al mondo. Suppone che sia un gesto di misericordia per non farlo soffrire oltre. Si chiede se ti sia piaciuto lavorare con i miriadi. Sembrano sempre così concentrati e riflessivi. Pensa che siano pochi gli individui in grado di farlo. È difficile mantenersi su un percorso simile. Ma adesso non ha importanza. Gizmo dice che ci è voluto molto tempo a trasportare il passato nel presente e che starà a te scegliere la strada da seguire d'ora in poi. Dovrai accantonare il passato, almeno per ora. Non può uscire dal sottoscalo perché non ha modo di proteggersi dalla non aria della zona morta. Tocca a te recuperare i rottami che servono a ricondizionare il Mecton, a partire dalla vecchia cassa che trovi all'esterno. Ma noi abbiamo problemi. Dovresti tornare appena avrai trovato i rottami. Non hai tempo da perdere se vuoi che il Mecton sia abbastanza forte da poter affrontare il Pachisbuffo. Ha deciso di chiamarlo così dopo averlo visto per la prima volta. È grande e soffice, questo è certo, se riesce a ignorare quel blu acceso, ovviamente. Ma noi nella zona morta non abbiamo difficoltà. Che fa? Schiattiamo noi, poi? È sceso? No. Vediamo se di qua non si può andare, no? Scoperta una risata tratta di un'ampia area coperta da federali, fai molta attenzione e prova a sopravvivere questi pericoli solo per un breve periodo. Ci sono diversi tipi di pericoli, biocamera, radiazione, in zona priva di ossigeno. Porca miseria, la tua capacità di sopravvivenza in una zona a rischio e danno subito da specifiche armi dipendono dalla tua attrezzatura e dalla resistenza. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Si il bilio pesante per trovare la tuta ossigenante. Questa la dobbiamo recuperare prima o poi, eh. Questa è una missione secondaria che dobbiamo fare. Vabbè. Vabbè, non è lontano, ce la dovrei fare. C'è poca aria e tanta morte in questa zona. Sì, grazie. Sta allerta. Chi respira la metà, vive la metà. Ah, bella. Ecco il relitto che stavi cercando. Ma pure qua dentro. Ah, ok, qua dentro sono salvo. Dobbiamo trovare assolutamente tutto ossigenante. Fino a riesco. Magari ve la faccio vedere in live sta recupero, perché ci può servire tanto. No, qua non c'è niente, quindi possiamo pure ritornare. Quasi riesce un'altra volta. Mi stai un po' confondendo. Sì. Ci deve essere un punto. Ah, ok, qua. Torna un punto arrampicante. Sì, l'abbiamo già fatto sta parte dell'arrampicata, quindi. Sembra abbastanza semplice. Ok. Calcione. Occhio, dobbiamo andare là. Oh, quello è buono per noi. Oh, un cadi. Porca di quella. Vai. E poi non ce la faccio, penso. Aspetta. Recuperati? Sì. Dai che ce la fai. Ok. Fa attenzione qua giù. È facile rimanere in... componente per il Mecton. Ho trovato una scatola di componenti Mecton. Questa scatola che trovi sparse per il nuovo gioco contengono componenti per personalizzare il tuo Mecton. Intrappolati. Vabbè.
Caviglie scaviglie. Vabbè. Dobbiamo ritornare da Gizmo allora. Dove cavolo torno? È da qua, no? Aspetta, forse da qua facciamo prima? Ah, qua c'è qualcosa. Buono. Antischegge. C'è qualcosa di qua? Tutto... I soldi. Madonna mia. Abbigliamento fa veramente cagare proprio, che schifo. Gizmo. Però forse magari è meglio di quello che abbiamo già. Due. Ma non mi piace sta roba. Manco lo scatto. Però lo scatto là. No. Secondo me è meglio che ci teniamo. Vediamo di farlo salire. Magari riusciamo a beccare qualcosa di meglio. Secondo me è meglio così. E anche qua. E mi sa che lo mettiamo. Bei pantaloni. Grazie. Stai proprio pariando a gol. Vai. Vediamo cosa sai non costruire. Penso che lo possa costruire. No, non ci abbiamo nessun attrezzo, ci abbiamo una mazza. Vabbè, vado da Gizmo. Da qua facciamo prima forse. Porca miseria. Ah, che non scende. Pareva che non scendesse. Sì. Mi pare che sta qua. Ma si sta di qua, sta di qua. Ma che c'è in trappola lì? Ah, gli animaletti quelli che mi avevi chiesto. Ok, tutto a posto, Gizmo. Dice che è abbastanza per attivare il Mecton e dotarlo di un motore, un mangiacarburante, un cannone e una rete da raccolta. Mancano solo una corazza e una riserva di ossigeno. Un aggeggio che ha inventato per recuperare oggetti preziosi da terra. Molte pozze di melma nascondono luoghi segreti in cui usare la rete. A quanto pare sta lavorando a un cannone per il Mecton, ma gli servono delle munizioni. Con munizioni ovviamente intende l'X-VIP. Dice che se addestrati correttamente riusciranno a distrarre il pachismuffo. Il modo più semplice per trovare gli X-VIP è chiedere a Moog, che conosce alla perfezione le abitudini di tutte le creature sopravvissute all'apocalisse. Purtroppo questo vuol dire che dovrai avventurarti nella zona morta, ben oltre l'accampamento di Moog, a Scoscesona. Una volta trovato Moog, egli ti indicherà dove trovare gli X-VIP che cerchi. Ah, ok. Gizmo pensa che sia un po' strano, ma molto sapiente. Sa precisamente dove vivono tutti i mostri e le altre creature. Secondo me è quella che dovremmo beccare, però è una missione secondaria. Non la volevo fare senza di voi. Vabbè. Ma vediamo un po', vediamo se riesco ad arrivarci senza tutto ossigenante. Se no, se siamo fottuti, vediamo un po', Perché da qua, per adesso è tranquillo. Però questo lo sapevo già. Devo capire a che punto, dove c'è un momento in cui non potremo più avanzare. Perché dovrebbe essere tutto tossico, non dovremmo andare avanti. Ma che fai? Vai dritto. Questo non sembra forte, Non sembra forte. Pugni d'acciaio. Certo.
sto affrontando abbastanza meglio, però. Falla così. Non so se riesco a beccarlo. Mannaggia, se si è spostato. Ok. È velocissimo, non riesco mai. Sforacchiali tutti. Peccato, peccato. Fa poco danno, fa poco danno. Ah, dietro. Vabbè, capirai, ormai è morto. Non sarebbe mai cercato di utilizzarlo per attivare il Super Wing Fu. Poi è attivo solo per un periodo di tempo. Colpo rapido. Ok. Crocchio schianto. Oh, veloce. Vabbè, qua sono stato un po' lentino. È andato. Chi è? Ho sentito qualcosa, eh? No, forse... Ah, rottami. Sì, degli splendidi elettrorifiuti tutti per te. Ma che è là? È un palo. Una vista rara. Fanne tesoro. La fauna di questo luogo vacilla sull'orlo dell'estinzione, un po' come tutti noi. Di nuovo il mangiacarne. Niente sembra saziare la sua fame. Il cavapro è spacciato, se non intervieni. Il mangiacarne vaga per il mondo cacciando e mettendosi della tua fauna. Fatti forza, devo scappare il mangiacarne per poter giocare. Non l'ho becchiato. Infiamme. Io l'avevo infiammato. Ah, sei bravo perché ha... Porca miseria, ci ha scamazzato. Che peccato. Il tocco del male è bellissimo. Sembra il tocco del male con la... di Bart Simpson. Oh, ci sta ferendo, eh. Bravo, attaccalo. Fugo, vi dirò, mi fa proprio danno. Proprio zero. Ah, ah, pensavo ci desse un calcio. Allora, in live abbiamo raccolto un sacco di roba, abbiamo fatto un sacco di missioni secondarie, per questo che vedete in questo momento questo taglio, perché l'ho fatto in varie parti. Ma là c'è sta una cosa per una bandiera. Fammi capire. Chissà dove cavolo si arriva là, eh. Non penso che ci sia una strada da qua dietro, eh? No. Ma è veloce. Non pensavo che ce la facessi, di gravità. Quella laggiù è Scoscesona, la scogliera su cui dimora Moog. Oh. Madonna, speriamo che ce la facciamo. Rapido, rapido, che non so se ce la facciamo, eh. Dove stai? Vai. Veloce, veloce, veloce. Ok, ce l'ho fatta, dai. Meno male. Vabbè, salviamo, dai. Moog, potevi scegliere una strada un poco meglio, vero? Mamma mia. Vediamo. Che devi vedere? Oh, che... Porca miseria. Ho fatto la... Ma stai sfrutte. Ma avanti. Egli è stupito di vederti qui. Pensava che la morte ti avesse ormai raggiunto. Sei senz'altro più resistente e perspicace di molti altri. Yeah. Dice che una mozza mustri apprende molte cose dal vento. Oh. Moog dice che tutto il tuo potere non ti porterà un briciolo di bene.
se non sei incline a premere il grilletto nel momento propizio. Con tutti quei mostri là fuori, o uccidi o vieni ucciso. Tu cosa sceglierai? Quali? Potresti anche avere un'ottima mira, ma devi assicurarti di scegliere i bersagli con cautela. Dice che quando si tratta di vita o di morte, non è facile decidere per gli altri. Qualcuno deve farlo, però, altrimenti lo faranno da soli e sai bene che finiranno per mancare il bersaglio. Piada. Quando si tratta di mostri, più che altro sceglie chi muore. Quali? Nei oven? Dice che è incredibile vedere il mondo tornare come prima. Ma crede che questo significhi anche più mostri a cui sparare. Mostri? Capisce perché stai sfoltendo così tanto il branco, ma preferirebbe che lasciassi qualche mostro anche agli altri. Dice che faresti meglio a non lavorare con quei testoni dei miriadi. Ogni volta che prova a spegnere le loro luci, ne mettono di nuove. Dice che tengono a distanza i mostri. Lui li vuole vicini, non lontani. Non ce la fa. Ora cambiamo argomento, d'accordo? Non ce la fa. Non ce la fa. Dice che la fauna, anzi tutta la natura, è cambiata e si è rivoltata contro di noi. Quando il mondo muta, l'istinto di sopravvivenza prende il sopravvento. Non è più tanto convinto della loro dieta vegetariana. Se questa è cambiata, chi può dire cosa ne sia stato della composizione chimica dei loro escrementi? Al momento però sente di essere arrivato al punto in cui ha un'idea sufficientemente chiara della posizione dei mostri, bassi o alti che siano. Dice che non ne è sicuro, ma se ti prendi la briga di cacciare qualcosa, sarebbe un peccato non nutrirsene. Mug dice che prima di poter correre, bisogna imparare a camminare. Ci vuole pratica per potersi chiamare ammozzamustri. Per tua fortuna lui può aiutare. Comprende bene la tua necessità di iniziare con qualcosa di semplice, prima di poter pensare in grande. Non c'è posto migliore per cominciare di una caverna di Skvip. Dare la caccia a un paio di queste bestiole dovrebbe bastare a tenerti sulle spine. Dice che continuando a cacciare, più tardi avrai senz'altro l'occasione di sparare. Porca miseria. Vabbè, dobbiamo quindi trovare adesso la grotta degli Skvip che sta qua giù. Ma c'è un problema però. Qua non possiamo scendere, perché se scendo sono fottuto secondo me. Però aspetta, io posso da qui. Secondo me ci arriviamo prima da qua, eh. Anche se non è che l'ho già becchiato, sta. Non è che sono quelli di prima. Aspetta un attimo. Non vorrei che magari è la stessa grotta che ho beccato prima, no? Speriamo che ci sia una grotta qua, se no sono fottuto, eh. Ok. Quanto sottoterra pensi di essere? Non lo so. Sbagliato, porca miseria. Quanto sottoterra pensi di essere? Allora, forse ho capito, posso fare così. Alla luce, ok. Poi, momento. Alla luce, luce, luce. Ok, ce l'ho fatta. Allora può servire il fungo. Cosa fa? Ancora ci stanno questi, porca. Bel colpo. Quella miseria. Dove stanno? Uno è morto, ma non credo loro. Ok, forse riesco a beccare. Ma scappa.
Ok. Grande. Quindi quando vanno sotto mi fottono, eh. Ecco perché via. Bisogna correre. Porca di quella miseria maledetta. Dai, scappa, scappa, scappa. Ok. E andiamo. Ok, ok. Ok, uno è andato, eh. Sforacchiali tutti. Uno è andato, uno è andato. Occhio. Ok, è andato. Madonna, stavamo quasi schiattando, eh. Ma non mi dai niente, non mi dai. Maledizione, non mi dai niente. Mannaggia la miseria. Ma speriamo che siano questi, ma penso di sì, perché è la grotta. Sì, sì, sono questi qua. So. Che ci sta qua? Oh, grande. Ma questi erano forti, eh. Porca miseria, siamo stati 20 minuti, eh. È chiusa. È chiusa, pari. È una bella notizia, ah, mai. Ma vado di là, eh. Apriamo da qua. Cos'è terminato questo? Il processo di volatilizzazione delle scorie nucleari, il suolo emise gas nocivi che avvelenarono gli edifici, ivi compresi quelli della Toxanol stessa. Si può quindi dire che furono causa della propria morte. Ok. C'è qualcosa per noi qua, non c'ho più molte energie, eh? Sono un po' a corto, quindi restiamo attenzione. Ma che fai? Scendi, ma raggiungi il piano superiore. Ma sto scendendo, penso, no? Ma sto scendendo, ma ehi, non me ne sono accorto. Allora salvo un attimo, perché ho capito che qua è complicato. Allora, ok. Oh, idea! Togli il tappo a quell'automorchia. In questo modo il posto si allagherà e tu potrai raggiungere quell'entrata laggiù. Ho capito, ho sbagliato, scusami, faccio sempre lo stesso errore. E dai. Ok, riesci più a saltare. E dai. Mamma mia, riflessi zero, eh? Stasera zero. Non riusciamo a fare una mazza. Ok. Sì? La fai? Ok. Meno male. Allora, vediamo. Dai, speriamo di beccare qua. Ma porca miseria, pensa ci sia qualcuno qua, eh. Non c'è un bagno, una cosa. Sento dei rumori stranissimi. E ne... Ah no. Ok. Becchiazzi. Trova l'armadietto, vai. C'è sta più niente, ecco, no. Ok. Sembra un'arma? No. Sì. Bunchel Giapstacchio. Ok, siamo questi qua. Bunchel Giapstacchio. Vabbè, li mettiamo eventualmente, dai. Devi allineare gli interruttori fino a farli corrispondere. Sì, ok. Ok, ho sbagliato. Ti restano poche mosse. Dovrai fartele bastare. Meno male. Ottimo.
La corrente è sufficiente a innescare gli attuatori e attivare il quadro elettrico. Ok, non è che ho capito. Va bene, però vediamo. Ah, di qua, quindi. Arma corpo a corpo. Ok, quindi penso di aver attivato tutto. Dai. Questa lama è qualcosa di speciale. Aspirapolvere e spazzola. Ma è meglio quello che abbiamo, secondo me. No. Sembra più forte questa. Vabbè. E now. Ah no, ma qua è tranquillo, no? Ok. Non lo so, vabbè, noi parliamo con Gizmo, visto che abbiamo trovato. Ok. Ah, è contento, eh. Così l'arma dovrebbe essere pronta per lui, no? Dice che hai trovato Skvipa a sufficienza da alimentare il Kela cannone del Mekton per sempre. Ottimo lavoro. Non è la sua invenzione più elegante, ma fa il suo mestiere. Usala per risucchiare le pozze melmose che impediscono il passaggio del Mekton. Oh, è già qualcosa. Gizmo aveva già creato dei veicoli per affrontare di persona il Pachisbuffo, ma aveva fallito. Questa volta è diverso. Il Mekton è forte a sufficienza. Beh, questo è il mega sbuffo. È ora di fermare il Mangiamondo. Teme che se non ci riuscirete, le ferite subite dall'albero diventeranno incurabili. Ti chiede di non pensare neanche ad affrontare il Pachisbuffo a piedi. Fidati di lui. Ti servirà il Mekton per vincere. È normale, sennò che te l'abbiamo fatto fare a fare. C'è tempo per migliorare il Mekton prima di affrontare lo sbuffo. La zona morta è piena di rottamerie con attrezzatura di ogni tipo. Potrai usarla per rendere il Mekton più potente. È certo che ricordi abbastanza dell'arte del ricondizionamento da poter aggiungere cose fortissime al Mekton senza bisogno d'aiuto. Gizmo vuole aiutare come può. Vabbè. Sarà ancora qui quando tornerai. Sì, vabbè. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui, visto che dobbiamo sconfiggere il Pachisbuffo. Starà vicino, chi può dirlo? Ci vediamo al prossimo video.